Allora, visto che non ho un cazzo di niente da fare, ma annoio e devo tenere i cani, ho deciso di andare a fare un giretto in Maresana, che non dovrebbe esserci nessuno perché tanto è lunedì, quindi vediamo un po'. Magari faccio qualche geocache. Per chi non fosse mai stato in Maresana, la strada purtroppo è estremamente in verticale per salirci, perché è proprio su in collina. E io di solito faccio quella strada lì da cui sono venuto e non quella da dove arrivavo con l'altra macchina. Perché, ok, ci sono più curve così, ma è meno in piedi, quindi consumo un po' di meno. E soprattutto è più all'ombra. Cioè, qua l'inclinazione è sopra i 30 gradi assolutamente. Non so come faccia questo tizio qua, spero che ce l'abbia elettrica. Dunque. Di solito in questa zona si parcheggia e poi si va su a piedi. E qua fanno tipo i picnic, quelle robe lì. Però visto che lunedì c'è poco un cazzo di nessuno, quindi va bene così. Adesso parcheggio. Ok, allora adesso se non sbaglio dovrei tipo cercare. Ah, ce n'è uno qua vicinissimo. 37 metri. Ho parcheggiato proprio giusto. Ok, che direzione è? Là. 37 metri, quindi mi sa che è tipo lì. E in ogni caso sto anche. Sto filmando, sì. Sto anche filmando con quella, così vedete anche in terza persona. C'è gente che prende il sole, dovrebbe essere qua in zona in teoria. Comunque carina la Maresana, l'hanno rifatta qualche anno fa tutta bella pulita, hanno messo i staccionate, hanno fatto sto parcheggio carino. E lì c'è tipo un ristorante anche. Allora, andiamo un po'. Ah, ok. Tipo qua. Ah, siamo a 543 metri sul livello del mare. Porca troia, che cazzo di ragnone gigante è! Enorme. Allora, leggiamo cosa dice. Descrizione. Bla bla bla. Ok, trovato. Tra l'altro mi sa che è uno di quelli ufficiali o forse stampato in 3D. Ovviamente non vi faccio vedere dove l'ho trovato. E niente, dentro c'è il fogliettino su cui segnare il mio nome. Che è quasi pieno, ma va bene. Allora, Ganon. Non. Ogil. 5. 05. 09. 22. Niente, adesso l'ho chiuso bene e lo rimetto esattamente nel suo posto. Non rubateli, ovviamente, perché siete non siete dei pezzi di merda. E basta. Adesso vediamo se ce ne sono altri in zona. Bene, allora ho visto che ce n'è uno tipo a 600 metri da qua e ce ne sono altri due invece vicini. C'è uno a 343 metri. Ah. Però mi sembra in un altro posto. Non lo so, adesso vedo un attimo. Ah, ho incontrato una che conosco. Allora, comunque dicevo, qua c'è tipo una specie di ristorantino coso vario, non lo so, che mi sa che è chiuso oggi. E lì c'è tutta la vista, vediamo se riesco a farvi vedere un po' la vista di Bergamo bassa da qua. Vediamo un po'. Se faccio così dovreste vedere bene. Lì non so esattamente che zona è, però boh. Ah, oddio, ho capito che zona è. Lì è Stezzano, tipo. No, non Stezzano, Lunguelo. C'è quella chiesa orripilante fatta di cemento. Ah, ci ho fatto caso adesso che questo non è un muro, ma è legna per l'inverno, per quando fanno le cose qua. È tutta legna, cazzo, che bello. Lo voglio fatto anch'io così a casa, al posto che quella catasta orripilante che ho io.
Vabbè, allora, io adesso devo andare su lì e sono 500 metri di quella salita orripilante e più o meno dovrebbe esserci lì. Poi in cima c'è l'eliporto. Allora, visto che la salita non è proprio il massimo, io ne approfitto e mi bevo un po' di acquetta. Oddio. Ok. Allora, un mese fermo non mi ha fatto bene per niente, sono già spompato e avrò fatto 50 metri. Ne mancano ancora 400 e passa. No, non sto morendo, però non è piacevole con tutti questi insettini. Quanto manca. Andiamo. Dicevo, mancano tipo 400 metri. Perfetto. Che palle. Perché mi sono messo a camminare? Allora, il sole diretto non aiuta. Però almeno il cappellino. Ecco, ci mancavano i cani di merda. Vi odio tantissimo. Allora, prima che arrivassero i cani di merda, dicevo che sto crepando. È in piedissima sta salita, non so se rende dal video. E il bello è che potevo salire tranquillamente in macchina. Ma sono un imbecille. E la sto facendo a piedi. Porca puttana. Mancano 200 metri in linea d'aria, quindi sono tipo 300. È appena passato un signore col BMW, mi ha detto se volevo un passaggio. Sinceramente, se non stessi filmando, gli avrei anche detto di sì. Sento il fegato che esplode, neanche la milza, il fegato direttamente. Però ce la devo fare, anche perché so che una volta che arrivo in cima, poi i muscoli, il cuore, eccetera, iniziano a funzionare decentemente. E magari torno anche in palestra. Questa è la mia faccia sconvolta. Allora, tra parentesi, il tizio in BMW mi ha consigliato di andare a zigzag. E effettivamente un pochino aiuta, perché è molto in pendenza sta strada. Però sto anche facendo il doppio dei passi, quindi non so quanto effettivamente mi possa aiutare. Cosa vedo nei miei occhi? Un bastone. È bello che ce l'ho in macchina, ma non pensavo di fare sta salita. Aiuto. Cazzo, è corto. Vabbè, un minimo d'aiuto me lo do. Aiuto. Ok, ho appena incontrato due signori che scendevano e mi hanno detto che è tipo qua vicino, sono quasi arrivato, sto morendo, datemi la forza, datemi i like, datemi le condivisioni. Ok, finalmente la vetta, per virgolette, là se continuo ancora per un bel po' si arriva all'eliporto, ma se ne parla di un'altra volta che sono già morendo. E adesso lì c'è tipo un ripetitore di non so cosa e sto andando lì. Io potevo tranquillamente parcheggiare qua e invece sono stronzo, voglio fare i video, voglio fare i contenuti, voglio fare il vlogger per voi stronzi che tanto non guarderete i video, e quindi muoio. Allora, Joe Cash è qui vicino e in più qua prende il cellulare, perché a quanto pare questo è un ripetitore dei cellulari. Ecco perché non prendevo una minchia, ero proprio esattamente sotto dove c'erano gli alberi e bloccavano tutto il segnale. Comunque è tipo là da qualche parte. Allora, c'è qualcosa che non cosa. Lì non si può entrare, quindi immagino sia giù per questa stradina. Qua il satellite prende un po' a minchia, immagino per le torri.
Quindi, boh, vediamo. Scenderò lì. Ma sì, dai, filmo tutto il tempo, così almeno al massimo taglio un pezzo di filmato. Sì, il mio ginocchio non aiuta. Dovrebbe essere in questa parte, credo. Tra l'altro non ho neanche guardato le dimensioni del cache, però vabbè. Facciamo così, lo trovo e poi vi dico se l'ho trovato. Ah sì, le spine. Ah. Immagino sia questo. Sì, è questo, non è micro, neanche un po'. Come stavo dicendo, c'è dentro il fogliettino da firmare, che adesso firmerò, e non c'è nient'altro. Di solito c'è dentro qualcosa in questi. Ok, mi sta venendo un coccolone, ma... non 05 09 22. Eccolo qua. Ok, ritorniamo su. Sto morendo. Aiuto, mi sta venendo un calo di zuccheri mostruoso. Pessima idea uscire senza niente da mangiare. Merda. Allora, io sono abbastanza sicuro che queste sia more. Sì, palesemente more, quindi... buone. Sono riuscito a soffiarla via. Alcune sono mezze andate, ma alcune sono buonine. Sono minuscole, però. A reintegrare un minimo di zuccheri. Ok. Adesso mi verrà male scendere e soprattutto fare questo pezzettino, perché sto avendo un serio calo di zuccheri. Se incontro un'auto mi faccio accompagnare giù. Vabbè, ascoltate, io ho trovato delle bacche di rosa canina che dovrebbero essere commestibili, perché sto svenendo. Quindi penso che mi mangerò queste bacche e fanculo la vita. Dovrebbero essere molto aspre, ma commestibili. C'è qualcosa che si sta muovendo nei cespugli. Vediamo un po'. Ok, non sono pronte. Niente. Mi mangerò delle more, se riesco a raggiungerle. Approximately 10 hours later. Ok, dopo un po' di bestemmie per essermi infilzato con i rovi, una bella manciata di more. No, 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 no. Non male. Un po' piccoline probabilmente per la siccità, però dovrebbero darmi un minimo di energia. Allora, fun fact. Gli esseri umani agli inizi, quando non cacciavano, raccoglievano le piante, gli arbusti e soprattutto le bacche, come ho fatto io prima, per nutrirsi. Io purtroppo qua cinghiali non ne ho visti e quindi mi tocca mangiare le bacche. Però un po' di energia mi stanno tornando. Ottimo. Ok, con la magia dell'editing sono tornato qua al parcheggio e sapete come ho fatto? Ho trovato una coppia di signori che mi hanno dato una bustina di zucchero che stavo crepando, stavo iniziando a tremare come non so cosa, e mi hanno accompagnato fino a qua. Questo è culo. Adesso vado a casa, mi bevo un litro di latte. No, adesso torno a casa, ma mi hanno dato una bottiglia degli altri signori di stevia. Cioè di aloe, no, non stevia, cazzo dico. Letteralmente mi trema le mani. Pessima idea. Prossima volta mi porto una stecca di cioccolato.
Veramente. Pessima, pessima idea. Pensavo di reggere. Questa esperienza, oltre ad avermi ricordato che ho dei caldi di zucchero e di portarmi sempre dietro qualcosa, anche se ero convinto di aver dietro la liquirizia e non ce l'avevo, quindi vabbè, mi ha insegnato che ci sono persone per bene che mi hanno salvato, se no ero ancora a metà strada, probabilmente collassato per terra. Spero che il video vi sia piaciuto e io vado a casa, sto svenendo, ciao.